Meno 8 gradi, neve, 28 km da fare. Ora è 6:30 del mattino. Noi siamo sportivi amatori, non abbiamo motivazioni guidate dal successo, dalla fama, dai soldi, non è il nostro lavoro. Ancora di più è importante creare quella disciplina, perché prima o poi la motivazione manca. Anche a me a volte manca. Non ho voglia di uscire ad allenarmi, fa freddo, piove, sono stressato, tante cose da fare in famiglia, eppure esco e vado. Perché? Perché mi rifugio nella disciplina, mi rifugio nell'abitudine, mi rifugio nell'identificarmi in quello che faccio. Quelle abitudini che ho di allenarmi sono diventate la mia identità, rappresentano me stesso, e quindi io facendole rappresento e sono me stesso e mi sento bene. Quando poi torno dall'allenamento sono sempre contento. Ancora ho sconfitto la versione di me stesso che non si sarebbe allenata, e combattere contro se stessi, contro i propri limiti, è forse il motore di noi sportivi amatori. E la motivazione? Certo, anche la motivazione è importante, ma per me la motivazione è la miccia che fa scattare la scintilla, che fa scattare qualcosa. Ma per andare avanti, per ottenere risultati, per raggiungere i propri obiettivi, serve la disciplina e la costanza. È attraverso la disciplina che si ottengono i risultati. Lo sport, soprattutto la corsa, la bicicletta, gli sport di endurance sono bellissimi, anche perché io li definisco degli sport onesti. Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non ti alleni non ottieni risultati. Questo è verissimo. L'altro giorno ho ascoltato un podcast di Modern Wisdom, hanno detto una frase bellissima: discipline it's motivation for breakfast. La disciplina si mangia la motivazione per colazione. Ed è verissimo. Ancora, la motivazione ti può aiutare, ma poi è la disciplina che ti porta sul traguardo. Oggi sono andato a correre alle 6 del mattino, meno 8 gradi, neve, ghiaccio, e sulla strada ho incontrato una persona sui 50 anni, abbastanza sovrappeso, corre molto lentamente, ma lo incontro tutte le domeniche. Lui tutte le domeniche esce a correre, e abbiamo questo saluto molto intenso, ci guardiamo negli occhi con uno sguardo di intesa e di complicità. Sappiamo cosa stiamo facendo, sappiamo che anche oggi ci siamo alzati e siamo andati a fare l'allenamento. Ci guardiamo con uno sguardo complice di intesa, perché sappiamo entrambi che abbiamo vinto contro la versione di noi stessi che sarebbe rimasta a casa, a letto, a non allenarsi. Avere un obiettivo e avere la disciplina per me sono i due elementi per poter vincere non solo nello sport, ma anche nella vita, nel business, in qualunque cosa. Costruitevi un obiettivo che sia chiaro, raggiungibile, misurabile, e poi costruite la disciplina per lavorare ogni giorno, per migliorare ogni giorno quell'1% per avvicinarsi verso l'obiettivo. In tanti mi chiedono: come fai a trovare la motivazione? Ma perché lo fai? Altri, un po' meno gentili, dicono: ma sei un pazzo, sei un idiota. La verità è che sono una persona normale, non ho niente di speciale, non sono un supereroe e non sono nemmeno un gran motivatore, ma ho due cose che forse tante persone non hanno. Uno, un obiettivo. Quando hai un obiettivo, quello che gli altri vedono come un sacrificio per te è un'opportunità. Quello che gli altri vedono come una difficoltà per te è una sfida. Due, disciplina. Quando hai la disciplina, quello che fai diventa la tua identità. Le tue azioni definiscono chi sei. Io sono così non perché lo dico di fronte a una videocamera, ma per quello che faccio. Le abitudini che ho creato di allenarmi sempre e comunque definisce chi sono. Questa è la mia identità. Le mie azioni parlano per me e non le mie parole. Se vuoi anche tu trovare quella forza per uscire con meno 8 gradi alle 6:30 della domenica mattina, non pensare tanto alla motivazione, ma pensa all'obiettivo e alla disciplina, e tutto il resto verrà da sé. Let's go! Com'è andato l'allenamento di oggi? Beh, forse non è poi così importante come sia andato l'allenamento, ma il fatto che io mi sia allenato e abbia sconfitto me stesso. Buone corse a tutti!